Log della pre-apertura, cioè quello che succederà in questi giorni. Oggi è martedì 12 maggio, prima dell'apertura del 18 maggio. Adesso sono andato al negozio perché sono andato a fare la diretta delle 18:15, quella che vi vedrà protagonisti. Ecco, confio al portone di casa e, come ben sapete, la casa sta vicinissima al negozio, quindi adesso andiamo ad aprire il negozio. Ok, si entra dentro. Ok ragazzi, negozio, c'è parecchia roba che non c'entra niente. Adesso prepariamo la diretta, ok? Scottina, allora il vlog di oggi è che sta in diretta, come avevo promesso. Eccolo là, sta in diretta. Quindi, ok, niente, poi dopo, continuiamo dopo, va bene, ciao. Wow, bellissima live, ragazzi, è andata veramente bene la live di oggi, un sacco di audience, e poi è stato figo perché mi usciva troppo l'argomento, le suole, cioè avevo qua tutta quanta una roba fantastica. Cioè, suola Continental di Adidas, Michelin, sulla Garmont 9.81, poi c'era il Vibra Mega Grip, cioè avevamo la Friction della Sportiva, vabbè, insomma... Cioè, avevamo un sacco di roba. E poi è stato figo, un sacco di domande. E va bene. Primo giorno di vlog. Vediamo domani come va. Oggi è martedì. Domani sarà mercoledì. Bella la ripresa della sala cinesca abbassata. Allora, mercoledì 13 maggio. Continua il vlog. Volevo fare questa entrata fantastica. Siamo in negozio. Come vedete, boh, sì, vedete me. Il negozio è un po' messo... C'è un sacco di cose... fuori posto, ci abbiamo degli scatoloni perché stanno per fare dei ritiri. Questi giorni ci saranno ritiri di merce invernale in esaurimento. Poi, insomma, per ottimizzare l'apertura, continuo a fare questo resoconto della settimana della pre-apertura. E vado a spazzare di fuori perché c'è un bel casino. Aio, sono spaccato la schiena perché devo pulire qua tutta questa roba che c'è. Ok. Puliamo un po' fuori perché voglio fare delle foto per fare dei post su Facebook. Regà, avevo appena pulito per terra, cioè 10 ore di spazzata per terra, niente, è arrivato il vento e ha rimbuttato tutte le foglie davanti al negozio. Il photoshooting peggiore della storia, vento a bomba, cioè foglie che continuano ad arrivare, foto impossibili da fare, gente che guarda e ti chiede perché stai facendo questo, faticosissimo. Adesso preparo i pacchi per la spedizione, le spedizioni di oggi. La cosa molto importante è che all'ingresso abbiamo già tutte cose di ammuchine varie. Ecco qua. Ammuchine. Adesso però devo strofinare le mani, quindi devo posare questa cosa, questa di Geosmo Pocket. Va bene, allora. Il corriere sta per passare. Sono le 12:33. Se non mi sbrigo... Mi sbrigo. Adesso vi faccio vedere come faccio il pacco. Due spedizioni. Eccole qua. Ok, una scarpa Proton e un Ultra Raptor Loredex. Posiziono un attimo sta Osmo da qualche parte perché sennò io non ce la faccio con una mano sola a farvi vedere come faccio i pacchi. Avete capito? È difficile. Va bene, proveremo sti pacchi. Dai. La prima cosa da fare è controllare intanto che i numeri siano entrambi uguali. Poi facciamo controllo. Controllo qualità. Controllo qualità consiste nel fatto che adesso io le testo per 2 ore, vado a farci un po' di corsa, faccio tutto a posto, le porto dentro e voilà, e si parte la grande. Mettiamo il pacco, destro sinistro, eccolo qua, allora, ci sono interna, destro trino, eccolo, ok? Io dentro un badato con la Ultra Raptor, check, porti giù, yes, porti giù. Trattarsi molto bene, sì, ragazzi. Bravi, okay. Grazie per aver comprato la PF Mountain, cioè packaging, e poi c'era un magheggio che si fa la busta di PF Mountain di Antepa, piuttosto che altra carta, altri cartoni, non abbiamo escogitato questo sistema, quindi la scarpa viene infilata all'interno della busta con un sistema magico di misura e arrotondamento.
appoggiamento, appoggiamento, crouching time, crouching time. I due pacchi sono pronti, adesso dobbiamo chiamare il corriere per dirgli che siamo pronti. Bello, c'ho due pacchi. Buongiorno, bello. Buongiorno a te. Certo, 10 minuti. Ciao, bello. La chiamata l'avevi fatta. 10 minuti. Arriverà. Ok, il momento della verità. Siamo per spedizione. È arrivato. Grande, sa. Vieni, vieni. Grande. Sto intervistando me stesso, non ti preoccupare. Grazie. Ciao, bello. Andato. Ok, missione del giorno, spedizione effettuata. Adesso vado a giorno mangiare. Ciao. Perfetto, eccoci qua, siamo all'appuntamento quasi delle 6:15, manca poco, sono le 6 per la diretta live, tutti i giorni, da lunedì al venerdì, su Facebook e YouTube, lo so, per la fine sto qui a fare questo vlog, cioè fare questa cosa delle, di aggiornare tutto quello che succede durante il giorno, non è facile, comunque adesso siamo arrivati quasi di là, quindi adesso mi devo preparare perché devo fare la diretta, oggi parliamo di come ci si alimenta prima e durante un'escursione. Vediamo un po'. Ciao! Giovedì 14 continua il blog settimanale della pre-apertura del 18 maggio, manca pochi giorni, e io qua oggi è sanificazione totale. Poi dopo ci sta merce da rendere e poi altre consegne da fare. Anche oggi è una giornata normale di un periodo strano e aspettiamo il 18 per la riapertura, manca poco. Un'inquadratura interessante quella del computer, non vi sembra? Vedi? Motore che si accende, rumorino. Davvero la Osmo Pocket non segue. Ecco la bolla, siamo pronti per spedire. Giovedì 14 maggio, siamo quasi live. Sono le 18:05, fra un po' vado live. Oggi l'argomento è per me abbastanza interessante, perché è, non lo so, è quella cosa proprio della passione che uno c'ha. Vabbè, comunque parlo di come scegliere le scarpe da trail running. Ecco, intanto ne ho preparata qualcuna qui che sta, come vedete, pronta. E vabbè, poi andiamo live. Spieghiamo un po' come si sceglie la prima scarpa, come si sceglie la ultima scarpa, o perché si sceglie una scarpa da trail. Vabbè, adesso vado live. Ciao. Ciao. Oggi è venerdì 15 maggio. Manca poco alla riapertura. Ci stanno altri scatoloni che partono. Dopodiché siamo liberi degli scatoloni della merce invernale vecchia per iniziare la nuova Spring Summer 20. Fantastico, vado da Bartolino a dargli una mano. Eccomi, vado. A porta 1. Niente, mi hanno detto di lasciar perdere, non serve a niente. Stiamo quasi andando in diretta, come al solito faccio 2 minuti prima, non so, un pezzo del video, del blog settimanale, della pre-apertura di Bear Mountain dopo di PCM Antani. Allora, vi volevo presentare un nuovo amico. Ci sono vari amici che si sono fatti qua in Bear Mountain. Questo è un nebulizzatore dove c'è dell'alcol disinfettante. Io sto sempre... è molto figo. Non so se volete vedere come funziona. Ecco, e poi tu fai così. Oh mio Dio, la Osmo Pocket. Ciao, è domenica oggi, domenica 17 maggio. Domani BF Mountain riapre. Oh, così, e niente, io sto ultimando le pulizie. Eccomi. C'è un po' di... il mio pulizie, ma questo è il minimo, eh? Cioè questa è la base della base. Poi spruzzini di tutti i tipi, smontamenti vari di tutta quanta la parete, delle cose, ma... insomma, stiamo disinfettando tutto. Quindi continuiamo e poi alla fine di tutto questo pulizia definitiva facciamo un bel video finale nel negozio lustrato a tiro come si deve. Calcolando che quest'ultima fase è più interessante di tutte perché diventa tutto abbastanza facile. Per esempio bisogna... questo coso che copriva. Dove? E c'era questo coso. Vedete? Non dovete credere che è banale comunque, ma ci stanno dei punti che sono difficili, capito? C'è dei punti, tipo vi faccio vedere, no? Ecco qua, vedi? Vedi sta cosa qua? Sta cosa, tutta sta colletta che c'è stava di sto plexiglass attaccato, e te devi stare lì a cercare di strofinare con tutta la forza che c'hai per cercare di levarlo. E vedi, se ne va. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Domenica 17 maggio, ormai sono le 9. Il negozio è very cleaning. Adesso vi faccio vedere
un'entrata per spiegarvi come saranno le cose quando si entrerà in negozio. Intanto, visto che è sera, ecco qua, si è acceso le luci, il negozio è veramente lustrato a dovere. Come on! Prima cosa, tappetino sterilizzato, poi qui invece ci sta la mucchina e le cosine. Quando si entra si puliscono le mani, si sassa sul tappetino per un bel po', 10 secondi e poi si entra. Ecco qua, fare un giro. Naturalmente quando entrerete tutti si laveranno, si strofineranno le mani. Di cleaning, ragazzi, è tutto veramente pronto. Tranne la bici che non c'entra niente. Ok, siamo pronti. Ci vediamo da lunedì 18. Si riapre.